Prezzi impazziti, bollette e carburanti alle stelle. Anche la logistica risente del momento straordinario che sta vivendo il paese, ma con un fatturato di 86 miliardi di euro in crescita del 3,5%, rimane un asset importante per il paese da difendere anche da tentativi di scalate di gruppi internazionali e paesi stranieri, sempre interessati ad ottenere il controllo di sistemi nodali. A Padova l'apertura di Green Logistics ha coinciso con l'inaugurazione del terminal semirimorchi di Interport, una struttura che toglierà dalla strada migliaia di camion nell'ottica di una sempre migliore e sostenibile gestione dell'intermodalità. Cos'è cambiato in questi ultimi anni all'interno di Interporto proprio nella riorganizzazione di questo settore? È cambiato che abbiamo iniziato un percorso già 7-8 anni fa su quello che è la sostenibilità della logistica e dell'intermodalità. Il fatto di inaugurare oggi il nuovo terminal per i semirimorchi vuol dire che spostiamo quello che è il trasporto da gomma su ferro sui treni, e questo è un servizio che l'Interporto dà a tutti gli operatori del settore e va nel senso della sostenibilità della intermodalità. Possiamo dare anche qualche numero, cioè quanto questo influirà come impatto ambientale, quanti camion potrà togliere dalle strade? Adesso facciamo già settimanalmente due località, una in Olanda e una in Belgio, di treni dove viene caricato appunto i semirimorchi dei camion e questi li toglie dalla strada, e quindi non c'è inquinamento, è sostenibile perché va col treno e va nella politica che c'è anche da parte degli operatori di settore, perché la carenza di autisti, il costo elevato dei carburanti richiedono questi servizi, e Interporto ha questi servizi a risposta dell'economia. Abbiamo visto che la nostra vita è un po' rivoluzionata dalla rete, dagli acquisti online. Questo si vede nell'aumento dei trasporti, cioè della merce che passa attraverso gli interporti? Sicuramente noi, oltre all'aspetto intermodale sulle lunghe tratte, come sono i container che viaggiano verso il mare oppure i semirimorchi che viaggiano verso l'Europa, abbiamo tutta una serie di logistica relative agli edifici dove gli spedizionieri poi fanno le consegne, si chiamano dell'ultimo miglio, e quindi la richiesta di questi spazi è enorme adesso perché c'è una grande circolazione di merce e quindi necessita di spazi per stoccarla, per distribuirla. Quindi cambia qualcos'altro nel prossimo futuro nell'Interporto? Noi dobbiamo essere efficienti, efficienti vuol dire essere sostenibili sotto il punto di vista ambientale, ma anche essere digitalizzati affinché tutti i procedimenti, anche burocratici, siano alimentati in maniera veloce e consentano alle aziende di essere competitivi sui costi.